Agnese, buongiorno, grazie dell'invito. Dove ci troviamo qui, anche se tutti lo sanno? Buongiorno, benvenuti. Vi accolgo anche se in una forma un po' particolare. Intanto ci accoglie con questo bellissimo sorriso che già basta tutto. Grazie. Siamo al Circolo Filologico Milanese. Questa è la Sala Liberty, che vedete in modo un po' inusitato perché è completamente vuota. Perché tutti sanno in questo momento non si possono tenere iniziative in presenza. Questa sala di solito viene utilizzata per concerti, lì c'è un bellissimo pianoforte a coda, per rassegne culturali, per iniziative di presentazione di libri. E questo è un po' il cuore di una vecchia istituzione nata nel 1872 da illuminati milanesi, un po' europeisti già allora, perché volevano proprio che si studiassero le lingue, e questa tradizione noi l'abbiamo raccolta e cerchiamo di mantenerla viva e di ampliarla anche. Ultimamente il Circolo Filologico aveva anche avuto un momento di maggiore visibilità e di riscontro, poi c'è stato il virus che ha chiuso un po' tutti, ma siamo convinti che almeno dopo l'estate si possa ricominciare. In questo momento noi teniamo, come tutte le scuole, corsi online di lingue e corsi culturali, che vanno dalla filosofia alla storia, anche il milanese, ecco, il milanese è un po' il fiore all'occhiello del Circolo Filologico, che ha una sezione apposita e ha anche a suo tempo pubblicato un vocabolario di milanese. E adesso anche il milanese si fa online, che è una cosa nuova, davvero inedita. Nuova, sì. Allora metteremo naturalmente tutti i vostri link di riferimento, faremo anche vedere altre immagini in questa, grazie, in questa intervista, e la lascio, non so, con un augurio a tutti i milanesi, un buon auspicio per questi tempi un po' difficili. Sì, ne verremo fuori e le nostre porte si riapriranno al pubblico e saremo felici di mantenere magari anche l'esperienza online, che ci permette di raggiungere un pubblico più lontano, però poi la presenza e il contatto diretto umano è un'altra cosa, e quindi speriamo di poterlo ristabilire. Grazie davvero, un grande abbraccio a lei. Grazie infinite.